a due, due, a due, merda, merda. Ora non venire, non ti devi incazzare, non ti devi incazzare. Porca troia, ma fai cagare, fanno cagare, fanno cagare, fate cagare. Ora basta, ora la pazienza è finita. Ragazzi, mi dispiace, sono stato il primo a dire bisogna avere calma, bisogna capirli, bisogna capire l'allenatore, bisogna capire una squadra nuova, ok, tutto quello che... Ma mi avete rotto i coglioni, perché siamo arrivati, adesso siamo a novembre, e siamo ancora di... peggio di prima, siamo delle merde, perché nel primo tempo ci siamo fatti mettere sotto dal Parma, perché in cui vedevi il centrocampo con un cocktail in mano, vedevi McKennie che guardava così, ma dove siamo? Dove siamo? Non parliamo di Thuram, Thuram cammina, cioè la maggior parte, tranne Locatelli, che devo dire che forse è l'unico che si può salvare, il resto camminava in campo, mentre l'altra squadra aveva fame, aveva voglia di vincere. Tu dove cazzo volevi andare? Dove vuoi andare? Un altro pareggio. Ora, ora la pazienza è finita. Fate cagare tutti. Tu, allenatore, prima di tutto, con le scelte di merda, vuoi fare il campione? Vuoi fare... Che cosa vuoi fare? Dimmi... No, dimmelo. Dimmelo, Thiago, caro Thiago Motta, che cosa vuoi fare? Che intenzioni hai? Perché veramente io delle scelte che tu fai io non le capisco, sono inspiegabili. Danilo ormai, ragazzi, cosa vogliamo parlare? Vabbè, non è che Gatti abbia fatto chissà che cosa, perché la difesa ormai è diventata un colabrodo, la difesa è diventata un qualcosa che tutti possono entrare, cioè è diventata una puttana la difesa, che entrano tutti come se non ci fosse un domani. Scusatemi la terminologia, ma sono veramente incazzato, sono incazzato a guardare uno scempio del genere in casa nostra. Il Parma, che veramente ha fatto cagare fino a ieri, è venuto quasi a comandarti in casa, e tu sei inerme, inerme, perché la Juve è inerme. Poi ha fatto qualche cambio, merda di allenatore, perché sei una merda, perché adesso mi fa incazzare, perché posso capire la seconda, la terza, la quarta, ora basta. Ora basta, sei alla Juventus, caro scoglione, sei alla Juventus, e cerca di mettere il cervello quando fai le cose. I giocatori di merda si mettono in panchina, i giocatori di merda, o i giocatori che non hanno voglia di giocare a calcio, li metti in panchina. E metti la gente volenterosa, anche dei giovani che vogliono spaccare, giovani che vogliono giocare a calcio. Perché qui, oggi, non si può fare un'analisi. Analisi non se ne fa oggi. Perché che cosa vogliamo analizzare? Una squadra che in campo ha camminato, una squadra che non ha creato, l'unico con Cesao, come sempre. Locatelli con Cesao, basta. E Di Gregorio ci ha salvato alla fine il risultato. Stop. Non ho più nulla da dire. Perché non c'è più niente da dire qui, perché vogliamo solamente vergognarci, ci dobbiamo vergognare, si devono vergognare, perché io mi vergogno, però posto loro pure, pensate un po' voi, però veramente, guardi, io non posso più assistere a uno scempio, a uno schifo del genere, io non posso più assistere, e scusatemi, cari youtuber, colleghi, non so come chiamarvi, non venite a fare le pantomime del cazzo, perché qui ora basta, perché non è possibile impareggiare casa col Parma. Col Parma, che ha vinto anche il Lecce, un altro po'. No, scusatemi, ma io non lo accetto. Perché qui non riesco a fare un'analisi. Un'analisi tattica. Che cosa vogliamo parlare? Una squadra che in campo non c'è stata proprio. In campo non c'erano le posizioni. Ognuno andava per i cazzi propri. E di che cosa stiamo parlando qui? Ma di cosa stiamo parlando qui? No, io non riesco ad accettarlo. Mi dispiace, ragazzi. Sicuramente farò un'analisi un po' più a freddo, farò un'analisi un po' più lucida, ma in questo momento sono veramente incazzato, che mi viene ad andare a Torino e spaccargli il culo a tutti, perché questo non è l'atteggiamento da vedere in campo. L'unico forse veramente ci ha messo l'anima è Cambiaso, quello che non ha giocato bene, ma almeno vedevi impegnarsi, correre. C'è Thuram, raga, Thuram si vedeva passare l'uomo di fianco e lui camminava, porca troia, mi viene da mangiargli il cuore. Allora, non stai bene, non sei all'altezza, te ne stai in panchina e ci metti la muffa e ci incacci e ci metti, fai la muffa, fai, non lo so, i funghi, così, quella è la fine che devi fare, ok? Ragazzi, come sempre, ditemi voi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, fate che cazzo volete, ma io veramente sono veramente incazzato. Buonanotte, è meglio che vado a dormire, ciao.